Guardate questa immagine, una delle prime immagini di Gesù Cristo del 1000 avanti Cristo. Gesù Cristo è al centro e attorno abbiamo il cerchio zodiacale dall'ariete sino ai pesci. Perché Gesù Cristo al centro? Perché al centro della croce zodiacale siamo noi. Siamo noi che osserviamo. Quel grafico è una stilizzazione della realtà tridimensionale, cioè noi che ci mettiamo rivolti verso sud, abbiamo l'est e l'ovest e dietro il nord e guardiamo. Quindi a Gesù Cristo sta al centro. Perché sta al centro? Perché la divinità è la rappresentazione anche di quell'azzeramento degli assi del tempo, dell'orizzonte e del meridiano dell'energia. Quindi nel simbolismo cattolico antico gli antichi sapevano benissimo che l'aureola di Gesù Cristo erano tutti i 12 segni dello zodiaco. Poi abbiamo fatto finta di dimenticarcelo per varie ragioni, però in qualche modo qualche immagine antica ancora c'è restata. Quindi si evince anche dalla prossima immagine, per esempio, che è una croce pagana. La croce è ancora la croce zodiacale con l'orizzonte e il meridiano. E perché abbiamo il cerchio sulla croce? Perché il cerchio, come dice la Madame Blavatsky nella sua dottrina segreta, il cerchio è la rappresentazione della coscienza di Dio, cioè di qualcosa che non ha né inizio né fine, perché tu lo cerchi e non c'è mai inizio né fine. Quindi la coscienza, il cerchio, discende sulla croce. Perché discende sulla croce? Perché la coscienza nella genesi dell'universo, da come si dice nelle tradizioni esoteriche di tutto il mondo, di tutta la mitologia mondiale, il simbolo principale è che la coscienza a un certo punto, che non sapeva, era infinita, non sapeva come era fatta, ad un certo punto sceglie di creare l'universo virtuale per fare esperienza, per fare l'esperienza della morte, della separazione, perché la coscienza l'unica cosa che non sa è come nascere e morire, non sa cosa vuol dire separazione. Quindi crea l'universo virtuale, si specchia nell'universo virtuale, scende nell'universo virtuale. Quindi, cosa sto dicendo? Scende nella materia la coscienza, scende in ognuno di noi. Il mistero dell'incarnazione. Nel paganesimo questi simboli tradotti per come sono ci fanno capire che noi siamo la divinità dentro di noi, noi siamo Dio che abbiamo creato, che creiamo in ogni momento la realtà virtuale che ci circonda per fare esperienza, perché anima non avendo l'asse del tempo, cioè per l'evoluzione è importa essere qualcosa prima o qualcosa dopo. Se io non ho l'asse del tempo, come faccio a dire prima sono in una certa maniera e dopo sono in un'altra? Allora mi incarno perché di nuovo Gesù Cristo è inchiodato alla croce, perché nel momento in cui scendiamo e ci incarniamo nella croce zodiacale, noi siamo legati inevitabilmente all'energia di quel momento di nascita. Allora questo ci fa incazzare con il nostro fratello, nostra madre, nostro marito, che dice ma guarda, dopo anni sei sempre così. No, è sempre così, perché l'energia non si può cambiare, siamo crocifissi. Questo è il vero significato della crocifissione. Quindi andiamo avanti, vediamo cosa c'è di là, non vedo. Ancora torniamo alla croce zodiacale, dopo aver visto che questo è un qualcosa che noi ci portiamo dentro nelle religioni, ma che un po' ce lo siamo dimenticato, e quindi siamo qui un pochettino perché dobbiamo cambiare paradigma. Non dobbiamo vedere più la realtà esterna come qualcosa che ci accade, ma ormai è arrivata l'era in cui dobbiamo prendere piena responsabilità delle nostre azioni, di quello che ci accade nella vita, perché siamo noi che l'abbiamo costruito
e siamo noi gli unici artefici della nostra realtà.